tutte ragazze, benvenute sul mio canale, sono Chris75, spero che state tutti bene, io non mi lamento. Allora, inizierò con farvi vedere cosa ho comprato alla Deka, sono andata ieri pomeriggio, e, perché lunedì inizio la palestra e voglio fare anche dei massaggi, poi vi farò sapere come va questa cosa. Comunque sono andata e mi sono comprata un po' di cosine, che ve lo sto a dire, è quasi tutto nero io perché sì, mi è sempre piaciuta la roba nera e con gli anni ancora peggio. Vabbè, iniziamo a farvi vedere. Allora, ho comprato queste magliettine, sono della Decathlon, è leggerina, sono proprio fatte apposta per la ginnastica, questa leggera leggera. Io ho preso una L perché ho sempre paura che mi sono strette e non mi piace le cose troppo strette. Poi ho preso dei leggings neri, anche questi, tutti neri, neri neri. E uno dice: perché ti compri tutta la roba nera? Perché mi piace. E li ho presi sia lunghi che poi quelli a tre quarti, sono quelli, non è proprio il pinocchietto, è quello che arriva a mezzo polpaccio. Ne ho preso un po' così, poi ne ho presi allora due normali, leggings normali, poi un'altra magliettina sempre di quelle nere, però questa è più girocollo e c'ha un pezzettino di manica. Poi dopo la metto, perché la voglio mettere in lavatrice. Allora ve l'ho, poi ho preso questi che hanno la banda rosa, che così è sempre a tre quarti, che sono più comodi se uno deve andare in palestra. L'ideale sono quelli, secondo me. Poi ho preso questa canottierina che vedete rimane un po' così nella schiena, trasparentina, e anche sul fianco, vedete? E penso che sia comodo anche questo. Ho preso una L, a vederla così dovrebbe andarmi bene. Invece i leggings ho preso una media perché sapevo già che sono un po' più piccolini. Poi ho preso anche una felpa nera, semplicissima, ma in tutto speso 100 euro giusti, cioè 100 euro e 2 centesimi per il sacchetto. Questa, non mi ricordo i prezzi. Poi ho preso un paio di pantaloni, questi più che altro per andare a lavorare, sono quelli che sono un po' più dritti, sono dritti. Anche questo ho preso la media. Poi ho preso questa per asciugarmi i capelli, quello con il bottoncino, ha il bottoncino, tu praticamente te lo metti così, lo giri e te li fai asciugare e lo ganci dietro col bottoncino, che giustamente, ecco, qua c'è l'elastichino, se riesco a farvelo vedere, lo metti dentro il bottone e ti fai asciugare i capelli, anche se vuoi magari metterti una maschera, qualcosa, puoi mettere anche una cosa così sopra. Poi ho preso degli asciugamanini, no, veramente ne ho presi due. Ho preso quello grosso, che c'era un'offerta che se ne prendevi due, uno lo pagavi la metà, e allora l'ho presi, ne ho presi due, uno così per in palestra, per mettere sugli attrezzi, per non stare, e l'altro invece se mi sto via, se mi faccio la doccia lì da loro, perché dipende dagli orari che vado, magari tante volte vado prima di tornare a casa a pranzo. E poi invece ne ho preso un altro più piccolo, questo da mettere magari sugli attrezzi, ho pensato, quando ti fai ginnastica tra un attrezzo e l'altro porti quello piccolo. Poi ho preso 1, 2, 3, 4, 5 paia di calzini, sì, 5 paia di calzini, e tutto qua. E vi dicevo di questi asciugamani, ho preso quello più piccolo perché così l'ho messo sugli attrezzi, invece gli altri due per la doccia più che altro. Poi ho pensato, uno lo tengo anche a casa, che sono talmente comodi questi qua, microfibra, e ho pensato di prenderli, non so bene come sarà perché non sono mai andata in palestra. Speriamo di, vediamo come va. Adesso venerdì vado a fare la prova, che ho un po' di tempo, vado a fare la prova e vediamo come mi trovo. E poi lunedì faccio l'abbonamento, perché volevo già andarci prima, ma non ti conviene, ho capito, perché allora se tu vai, non è in base al giorno che te inizi,
ma è dal primo del mese. Dunque, se tu vai al 10 e ti iscrivi quei primi 10 giorni, cioè, li perdi dopo, perdi e dunque non ti conviene. Infatti adesso sto valutando se fare l'abbonamento quello per mese o devo decidere, o puoi fare anche trimestrale o semestrale o annuale anche. Però io volevo fare magari un semestrale, ma non lo so, adesso vediamo. Vediamo magari il primo mese pago normale, poi vediamo com'è, se no faccio il semestrale, che tanto se vai non è che devi, cioè, devi andarci un po' di tempo. Cioè veramente sarebbe una cosa da fare sempre la palestra, farla diventare un'abitudine, però non è facile sempre avere il tempo di fare tutte queste cose, perché tante volte proprio non si ha il tempo, non si ha il tempo. Poi io vado a piedi, non ho la macchina e dunque è ancora magari un po' più difficile rispetto a uno che ha la macchina, perché non è che ho tutte le cose vicino a casa, magari certe cose sono lontane e ci vuole un bel po' a piedi per andarci. Adesso vediamo. Comunque queste sono solo considerazioni mie. E niente, tra l'altro devo andare anche dal dentista perché mi sta facendo male un dentino, sento i brividi del freddo. Sti denti, che costo che hanno. Vabbè, fine. Adesso metto via le cosine e poi se riesco volevo girare un altro video, però questi ve li caricherò poi domani. Non so, ho comprato delle cosine in un negozietto cinese qua vicino a casa mia. Due o tre cosine che mi servivano per la casa, però se riesco lo giro dopo, però ve li carico domani. E, grazie mille se mi seguite e fatemi sapere voi come siete. Io quasi tutto nero, non sono molto per i colori, ma non che non mi piacciono, ma i colori mi piacciono tantissimo. Però io quando mi vesto che mi sembra sempre di essere un po' più cicciona di quello che sono. Boh, è proprio una fissazione, è proprio vero. A volte ci si fissa su delle cose che... Vabbè, baci bacetti a tutti. Ciao ciao!